Ok. Come detto Gianluca Pasqua nelle precedenti conferenze, cortesemente una domanda a testa. Mister Zanettieri, per voi. Il microfono non funziona purtroppo, vi chiediamo scusa. Buonasera. La partita che non ha tenuto rispettato quello che è il concetto del tempo, nel senso una partita del primo tempo molto tattica, poi nel secondo tempo forse causa un po' di stanchezza, le squadre sono allontanate, si è visto qualche azione. Entriamo nel target di un derby classico. Sì, sì, credo che sia l'analisi giusta. Era una partita che credo che entrambe le squadre volevano vincere. Noi ci tenevamo particolarmente, principalmente perché c'erano dei punti pesanti in campo, in palio, e poi per il fatto che sappiamo quanto è importante per la città di Catanzaro questa partita, per i suoi tifosi. E anche un po' per quello che era successo all'andata, per noi era doveroso cercare di fare una grande partita. Devo fare i complimenti ai ragazzi perché sono stati molto ordinati in campo, abbiamo concesso pochissimo e quando abbiamo potuto davanti abbiamo cercato di far male al Cosenza. Considerando l'età media della squadra, credo che c'è da essere contenti. Franceschino Corriere Sportivo. Sì. Praticamente i complimenti vanno soltanto a lei perché abbiamo giocato contro la Perezzi del Catanzaro, quindi lei l'ha messa praticamente in modo esemplare in campo, è riuscita a bloccare tutte le fonti di gioco del Cosenza. Sì, era quello il mio intento, considerando la contingenza che avevo, visto che erano fuori dei giocatori importanti. Noi ci siamo snaturati un po' rispetto a come giochiamo solitamente, però era troppo importante il risultato e devo dire che la prestazione ha fatto sì che il risultato credo che sia ampiamente meritato, quindi faccio un complimento a tutti quanti, anche ai più giovani, perché giocare con 1,99, 3,96, 4,94, il 93 era solo per complimentarmi con i ragazzi. Una difesa a 5, buonasera mister, con quasi una marcatura fissa su Statella e poi ho notato lo straordinario lavoro in fase di non possesso di Icardi a sinistra che si abbassava e del centravanti quello che ha fatto il gol a destra. Credo grande prestazione di sacrificio soprattutto. Assolutamente sì, è quello che avevo chiesto ai ragazzi. Sapevo che se affrontavo il Cosenza a campo aperto per noi erano rischi nell'uno contro uno. Avevo chiesto ai ragazzi una partita di sacrificio, di spirito e credo che l'hanno fatto bene e vanno i complimenti ai ragazzi. Posto così? Posto. Danilo Perri, Gazzetta del Sud. Mister, buonasera. Intanto le volevo chiedere un giudizio sulla prova di Icardi. È stato secondo me determinante, come sottolineava il collega, e ha anche messo lo zampino sulle azioni più pericolose del Catanzaro. In più le volevo chiedere, ho visto che tra primo e secondo tempo ha cambiato un po' gli interpreti al centrocampo, hanno cambiato posizione, per quale motivo? Non solo quelli del centrocampo ma anche gli attaccanti, i giocatori esterni alti li ho cambiati. Era per cercare di togliere ancora più spazio ai calciatori del Cosenza e per sfruttare poi le ripartenze di Icardi a destra, perché quando gioca a destra è devastante lui. E l'avevo pensata così, nel senso il primo tempo di contenere il più possibile, poi il secondo di cercare di sfruttare noi gli spazi che potevamo avere, e questo anche a giustificazione dell'inserimento di Campagna, che è un giocatore che ha una gamba importante. E quindi sono felice, anche se c'ho un rammarico che magari con un pizzico di fortuna quel palo poteva entrare, se andavamo sul 2-1 poteva essere ancora più importante il risultato. Per quanto riguarda Icardi, io lo lascio tranquillo, sta crescendo di partita in partita, è un giocatore che oltre ad avere una forza e una gamba importante c'ha una duttilità che mi permette di poterlo utilizzare in più modi. E quindi gli faccio i complimenti perché sta crescendo veramente bene, un ragazzo serio, si impegna, si allena in modo professionale e questa è la sua forza. Prima della sua arrivo in macchina non ha praticamente messo spazio in campo.
Sì, io dalle statistiche ho visto che prima che arrivassi io avevo giocato 20 minuti in totale. Per me è un giocatore fondamentale, però sai, ogni allenatore, ogni situazione ha i propri contenuti, per me è fondamentale. Sì, adesso abbiamo questa settimana di tempo per preparare bene un'altra partita difficilissima contro una squadra molto forte, credo che sia la rivelazione del campionato. E avevo sempre detto che poi dal 29 in poi si pensava al resto, ora ci facciamo sta settimana pensando a questa partita e poi sicuramente qualcosa dovremo fare. Grazie.